Ora noi ti mettiamo alla prova. È una prova difficile, eh? Vediamo se veramente Stefano Caca è un ragazzo con gli attributi come vuole il suo allenatore. Facciamo questa prova. Noi adesso chiamiamo Mihajlovic, lo chiamiamo insieme, cioè lo chiami tu e gli dici: guarda mister, io domani ho un impegno, devo tornare a casa, ho un impegno familiare, c'è la festa di mio fratello e quindi io domani non mi alleno, prendo un giorno di permesso. Te la senti? Sì, va bene. Di chiedere una cosa così secca a Mihajlovic, cioè vediamo che ti risponde, gli dici: domani non vengo? Va bene, va bene. Vediamo, proviamo, va. Mister? Sì. Sono Caca, Stefano. Che c'è, Stefano? No, ti volevo dire che domani non potevo venire all'allenamento. Non potevo venire dove? All'allenamento. Ma che cazzo stai dicendo che non può venire? Perché non può venire all'allenamento? Perché mio fratello si sposa e quindi devo andare da lui. Ma si sposa un cazzo, che cazzo ti sta dicendo? Si sposa domani, che cazzo ti sei inventato? Domani alle 3 deve stare, alle 2 sta in allenamento, se no faccio culo grosso come una casa, Che cazzo c'hai in testa? Ma mister, ma è stato un inconveniente all'ultimo, Non è inconveniente che... un cazzo, non me ne frega un cazzo. Quale inconveniente? Fammi sposare un altro giorno. Chi cazzo si sposa di martedì? Sposa di sabato? Ma quello è ricoglionito, se sposa martedì, che colpa mia! Che cazzo ridi? Non scherzare con me, già sono incazzato ieri l'altro attimo. Ma qua è ancora incazzato pure. Calma, interveniamo noi. Sinisa, buon pomeriggio. Sono Andrea Di Caro, ciao, siamo con Stefano. Fermo, era solo uno scherzo. Ti abbiamo preso nella... Passami quello là. Tanto stai in viva voce, non è che te lo devo passare, quindi ti sente bene. Sì, ma mister mi hanno messo in mezzo però, Non è colpa mia. No, domani ti metto io in mezzo, non ti so. Domani ti metto io in mezzo. Ma l'ho messo in mezzo. Che quello che sta là con te. Però scusa, Sini... Però dovresti apprezzare, perché, cioè, pensa al coraggio di Stefano di chiamarti per dirti che domani non si presenta all'allenamento. Tu dici sempre che devi tirare... Voglio vedere il coraggio domani quando vieni in campo. Però... Voglio dimostrarlo su campo, non su ste cazzate. Però, insomma, vedi che tu dici sempre che devi avere coraggio, insomma, chiamare Mihajlovic per dirgli domani non vengo, insomma, un po' di coraggio già lo tira fuori, perché io, se fossi stato calciatore, non t'avrei chiamato. Senti, allora già che ci sei, ti diciamo anche che Stefano ha detto che il 50% del merito di questa sua bella stagione nella Sampdoria è merito tuo. No, merito mio non è un cazzo, è tutto merito suo. Ma come lo fa, così lo può anche distruggere. Ma là domani te lo mandiamo all'allenamento, niente matrimonio. Bene, allora ti sentiamo sereno, perfetto, ti mandiamo un abbraccio. Nel frattempo Stefano ha iniziato a sudare perché era tutto tranquillo fino adesso, ha capito che domani non è giornata e quindi va bene, dai, proviamo a tranquillizzarti noi poi, ok? Salutami tutti là, e dire quello là, non fare scherzi perché... Non fare scherzi, Che deve sapere che con il fuoco non si scherza. Ciao mister! Ciao. Oh, sereno però, insomma, no? Sì, giornatina. Bene, no, mi ero spaventato io al posto tuo. Insomma, non ti invidio domani, Comunque, sarebbe quasi il caso che lo fai sposare sul serio tuo fratello domani, perché almeno ti salvi, perché insomma, l'ultima partita evidentemente non è andata molto a genio il tuo allenatore.